Buonasera, buonasera ragazzi. Buonasera a tutti, spero stiate bene. Come sta procedendo? Vi state allenando? Aspettiamo un altro pochettino. Anticipo che sono in diretta. Direttamente dal mio studio, appena finito di lavorare, quindi ho preferito stare qui. Ciao Giuliana, ciao Luigi, buonasera Salvatore D'Ambra, Melania, Gianni Lepre. Bene, oggi, questa sera, voglio parlarvi della scelta ideale della sella. Ci aspettiamo un altro pochettino. 18 utenti online, 19, 21, ok. Allora, di nuovo buonasera a tutti, spero stiate bene. Ci avviciniamo ad una condizione di quasi totale normalità, anche se è giusto utilizzare ancora le misure che sinora ci hanno tutelati, quali la mascherina, quali il distanziamento sociale, evitare luoghi dove si possa creare degli assembramenti. Per quanto mi riguarda, da quando ho iniziato, diciamo, con l'attività, sinceramente è cambiato ben poco con l'organizzazione del lavoro, perché lavoravo già prima con gli appuntamenti, quindi ho continuato semplicemente a fare quello che facevo prima come organizzazione del lavoro. Ovviamente quello che è cambiato un po' sui tempi di attesa. Ciao Cristian, ciao Gennaro. Allora, avrei voluto davvero, credetemi, sin da subito fare questa diretta, anche come buon auspicio di rientro al lavoro. Ma credetemi, per chi ha avuto modo di seguirmi, sentirmi e vedermi in questi giorni, ho trovato solo ora un po' di tempo perché appunto il mio rientro al lavoro è stato tutt'altro che tranquillo. Ho scelto questa tematica, ossia quella della scelta ideale della sella, perché questi sono alcuni dei tanti quesiti che spesso mi vengono posti, perché l'argomento che ho scelto di affrontare è strettamente collegato alle circostanze che mi hanno visto particolarmente impegnato in queste prime settimane di rientro al lavoro. Come scegliere la sella della bici più adatta alle proprie esigenze? Una domanda, credetemi, davvero ricorrente. Tutti quelli che vengono da me per la valutazione biomeccanica, è la prima cosa che mi chiedono. Vi rispondo subito che non esiste una sella ideale che vada bene per tutti. La sella costituisce uno dei tre punti di appoggio del ciclista sulla bici, insieme a manubrio e pedali, ma è quello più complicato appunto da scegliere, perché interessa zone molto delicate. Sul mercato ci sono un'infinità di proposte che rendono ancora più difficile la decisione finale dell'acquisto, soprattutto per chi magari già non ha le idee chiare. Per molti anni la prassi comune è stata quella di procedere per tentativi, sfruttando la sella test del rivenditore di fiducia, oppure provando quella di un amico. Chi di noi non ha fatto questo? Invece al giorno d'oggi vi dico che in realtà, grazie a numerosi studi biomeccanici effettuati dalle aziende produttrici, abbiamo delle indicazioni scientifiche
Soprattutto abbiamo delle regole ben più precise che possono soprattutto aiutare nell'acquisto della sella giusta e limitare i dolori e problemi alla soprasella. Vi vorrei parlare ora di tre parametri oggettivi che incidono maggiormente sulla scelta della sella, riducendo notevolmente il margine ovviamente di errore. La prima cosa, il primo punto importante è individuare la larghezza ideale della sella. La larghezza ideale della sella, quindi il primo aspetto da considerare riguardo appunto alla larghezza della sella è che è direttamente correlata alla larghezza delle proprie ossa ischiali. E qui si apre un mondo perché per chi effettua valutazione biomeccanica deve avere necessariamente dei concetti ben precisi di anatomia umana. C'è poco da fare, non possiamo pensare minimamente di apprendere una materia così complessa come l'anatomia umana in un corso di 8 ore. Lo dico da anni e lo continuerò a ripetere, c'è poco da fare. È inutile, prendere in considerazione chi ha nel suo curriculum dei corsi di appunto biomeccanica che si possono fare anche online, e vi ripeto perché le basi della biomeccanica sono delle basi complesse che non possono essere studiate in appunto 4, 5, 8 ore, 10, 16, 20, 50, 100 ore. Ritornando al discorso della scelta ideale della sella, dopo aver individuato la larghezza della sella, è fondamentale la forma della sella. Il secondo parametro da analizzare, appunto la forma della sella, è importante perché appunto in commercio ci sono delle selle con forme decisamente diverse tra loro, no? Avete mai visto la sella quella di Colbecco, la SMP, come anche la San Marco Aspide, come la sella Italia, sono comunque tutte aziende che producono delle tipologie di selle differenti tra loro e quindi con forme completamente diverse. La scelta della forma è strettamente legata alla flessibilità del proprio bacino e di conseguenza alla posizione che si riesce a tenere in bici. Inevitabilmente con una valutazione biomeccanica completa, uno dei controlli che vado ad effettuare agli atleti che sto valutando è appunto la flessibilità, sia con una valutazione posturale, quindi prima una flessibilità statica e poi vado a valutare la flessibilità del bacino in forma dinamica. Perché con quale strumento? Con uno strumento, mi avvalgo di uno strumento, un dispositivo, per essere più preciso, che inerziale, che applicato sulla vertebra L5 mi dà la possibilità, durante la fase dinamica della pedalata dell'atleta che sto valutando, mi dà la possibilità di capire la flessibilità del bacino. Riusciamo ad individuare i movimenti del bacino sull'obliquidi, che è questo movimento oscillatorio del bacino in rotazione, questo movimento, e poi riusciamo a capire, a valutare l'analisi della pedalata, quindi parliamo della spinta proprio delle gambe sui pedali. Chi ha un'elevata flessibilità e pedala in posizione aggressiva, quindi un dislivello sella manubrio pronunciato, dovrebbe optare per una sella piatta, con un supporto maggiore sulla parte anteriore, dove scaricherà a sua volta gran parte della pressione stessa di appoggio. Al contrario, chi ha una scarsa mobilità di bacino, quindi mi ritrovo davvero tantissimi atleti con una ridotta mobilità del bacino. Proprio oggi ho effettuato due valutazioni biomeccaniche, la prima di queste due mostrava davvero delle ridotte mobilità articolari e muscolari sulla zona del bacino. Quindi per chi ha una scarsa mobilità del bacino e di conseguenza pedala in posizione piuttosto eretta, quindi un po' più alto davanti, scaricherà la maggior parte del peso
sulle ossa ischiatiche e dovrebbe optare per selle con forme più arrotondate. Le classiche selle, diciamo, che sono un po' più rotonde e che migliorano la stabilità della pedalata. In quel caso le selle di questa disposizione ci danno la possibilità di bloccare il bacino in sella. Tra i due estremi ci sono comunque soluzioni intermedie, che molti brand comunque classificano come semi-round. Effettuare questa scelta non è così semplice, ma molti marchi comunque hanno cercato di semplificare le cose specificando qual è la natura di ogni sella proposta in catalogo e la destinazione d'uso più adatta. Ovviamente dalle indicazioni che ci sono ci vengono date dai brand è importante appunto poi dopo la valutazione da parte di un esperto. E quindi analizzando l'aspetto relativo alla forma della sella non possiamo tralasciare le selle con punta smussata, quelle che vengono chiamate short fit e che ormai tutti i brand hanno in catalogo. Parlo delle selle con le lì più corte che migliorano, è stato visto e anche io ho avuto modo di analizzare questo dato, migliorano la biomeccanica della pedalata e ottimizzano soprattutto la seduta, in particolare per coloro che ruotano molto il bacino in avanti e quindi pedalano in posizione parecchio protesa verso il manubrio. Poi c'è un altro dato importante prima di scegliere la sella, che è la presenza e dimensione del foro. Un altro dato importante, perché tanti mi chiedono, Giuseppe, prendo la sella col foro senza. Allora, terzo aspetto da valutare, appunto, è la presenza del foro e le sue dimensioni, e non bisogna dimenticare che in alcuni casi il foro può essere sostituito da un canale di scarico centrale. Diciamo che quasi tutte le selle presentano almeno un canale di scarico e quindi diciamo che sostanzialmente o il canale o il foro centrale cambia poco. Diciamo la funzione è quella. Chi pedala e quindi diciamo anche la scelta, anche questa scelta dipende dalla conformazione della zona del soprasella di ciascun soggetto, ma soprattutto dalla posizione in bici. Chi pedala con un dislivello, se la manubrio accentuato, tende a scaricare gran parte del peso della zona del movimento del pavimento pelvico e quindi avrà maggiore bisogno del foro per alleggerire la pressione. In questo caso possiamo optare per un foro un pochettino più largo e quindi per svolgere correttamente la sua funzione il foro o canale di scarico deve avere una dimensione sufficiente, in particolare interessare anche la parte praticamente più avanzata della sella. La presenza del foro non ha controindicazioni particolari, quindi come forma di prevenzione si può consigliare a tutti. Io sinceramente quando mi chiedono che sella acquistare, io consiglio prettamente selle col foro con il canale di scarico. Ad eccezione però di chi soffre con frequenza di dolore di zona laterali, cioè quelle di appoggio degli ischi, poiché accrescerebbe ulteriormente in questo caso la pressione di queste aree. Quindi diciamo, sono sincero, ho voluto dare un piccolo accenno per quanto concerne la scelta ideale della sella. Chi ha il piacere di rivedere questo video, questa diretta, può capire un po' i concetti base per scegliere la sella ideale. Intanto ne approfitto per leggere, saluto pure Italo che mi ha salutato, Franco Cappuccio, Nando, Salvatore Aliperti, Vincenzo D'Ambronzo che saluto. Allora, Salvatore Laurenza mi ha scritto, cioè io in passato ho fatto il famoso calco in base alle mie caratteristiche dell'osso del basso bacino, ho scelto sia la larghezza più importante, il posizionamento della stessa, nel mio caso con una leggerezza di punta verso il basso, in modo tale da posizionarmi sulla stessa bacino su
sulla stessa pagina da Istanbul. Ok, inevitabilmente un altro dato importante che io non ho accennato in questa piccola parentesi è il livellamento della sella. Inevitabilmente il livellamento della sella resta un dato fondamentale. Io, come in tutto quello che faccio durante la valutazione biomeccanica, cerco di non standardizzo la valutazione e tutto quello che c'è da posizionare, come anche il livellamento della sella. Il livellamento della sella viene effettuato in base soprattutto all'elasticità del bacino al movimento pelvico. Per chi ha una mobilità più accentuata del pavimento pelvico, inevitabilmente lì, sono sincero, la vado a posizionare all'incirca sui 3-4 mm la punta davanti più bassa, appunto per evitare lo scarico e quindi per avere una zona di appoggio molto più comoda. Diversamente, per chi ha meno movimento sul pavimento pelvico, vado ad alzare leggermente la punta anteriore così da fargli avere un po' di stabilità. Quindi Salvatore, scelta giusta. Saluto anche Franco, Franchi Rosina da Milano, che mi segue sempre, mi contatta spesso e avrà modo anche lui di venire allo studio perché mi ha scritto che prossimamente, appena si troverà in vacanza qui a Napoli, verrà da me. Saluto anche Salvatore Romano, Antonio Diego, Ferdinando Sorbo. Ragazzi, allora io ho finito con questo mio accenno. Chi veramente ha il piacere di rivedere la mia diretta, la lascio aperta a tutti sul mio profilo. E niente, vi auguro una buona serata. E mi raccomando, tante pedalate, ma soprattutto sempre con prudenza. Cercate di portare dietro sempre la mascherina. Se vi fermate nei luoghi come i bar, cercate di indossarla. Mi raccomando, cerchiamo di essere responsabili, di non rovinare tutto quello che di buono si è fatto, soprattutto nella nostra regione. Soprattutto cerchiamo di non vanificare gli sforzi che abbiamo fatto, soprattutto anche noi. Diciamo imprenditori che per 2 mesi siamo stati fermi a casa e cerchiamo di non fermarci di nuovo. Buonasera Gianni Lepre, Giuseppe, che ne pensi della forma? Questa la devo rispondere, poi ci salutiamo perché devo andare via, sono ancora allo studio. Fabio Bassetti da Roma, che saluto. Giuseppe, Gianni Lepre scrive: Giuseppe, che ne pensi della forma brevettata della sella SMP? Inevitabilmente favorevole per chi ha un, ripeto e ribadisco, un movimento pelvico, un pavimento pelvico meno elastico, ma vi accenno e vi sottolineo questa cosa importante: la sella SMP è l'unica, ribadisco, l'unica sella sul mercato ad essere stata studiata dagli urologi per quella sua forma particolare a becco. Con lo scarico sulla zona anteriore perineale fa sì che comunque lo scroto della zona perineale non sia troppo sollecitata. Quindi anche per chi ha problemi di un po' di prostatite, diciamo, quella sella io la consiglio senza alcun problema. Quella sella però mi sono ritrovato proprio poco fa, prima di iniziare la diretta, con una valutazione biomeccanica. Quella sella lì, diciamo, è particolare anche per quanto concerne la sua regolazione, perché quella fase davanti troppo a becco fa sì che se non viene regolata bene avete più problemi di prima, il giusto livellamento parlo. Ok? Ragazzi, io vi saluto che devo chiudere lo studio, ci vedremo presto con qualche altra diretta e per chi mi verrà a trovare allo studio. Grazie a tutti coloro che si sono connessi per seguirmi e vi auguro una buona serata. Ciao ragazzi.